Molto spesso ci capita di vedere cose assurde su internet, ma pensate sia finita lì? Pensate davvero che quella cosa pazzesca sia il punto più alto mai scoperto dall'umanità? Ebbene, posso dirvi con certezza che non è così. Vedremo oggi delle cose uniche per la prima volta, quindi rimanete fino alla fine. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! Scimmia senza peli. Anche gli animali possono avere malattie simili alle nostre. Parliamo per esempio di due scimmie allo zoo di Twy Cross, in Inghilterra, che soffrono di alopecia. Sono completamente nude. Beh, sì, di solito sono tutte nude, ma stavolta a un livello più alto. Sono senza peli e si può notare un'incredibile muscolatura. Questo fa capire quanto veramente siano forti questi animali, ed è anche un pochino inquietante a mio parere. Al contrario di ciò che si pensava all'inizio, le scimmie senza peli non vengono escluse dal resto del branco, si integrano perfettamente e nessuno le discrimina. Si chiamano Jumbo e Mongo, rispettivamente padre e figlio. Agata Grappolo. Può sembrare della buonissima frutta a un primo sguardo, ma è meglio non morderlo. Potreste finire dal dentista. L'agata grappolo è un tipo di cristallo di nuova scoperta in Indonesia. Sembra venisse usato per riti e chiedere la protezione divina. Oggi molti la vendono spacciandola per pietra a porta fortuna. In realtà è possibile trovarlo in vari colori, da viola a verde acqua. Davvero bello da vedere questo cristallo. Ma niente porta fortuna. Ospite indesiderato. Guardate bene queste immagini, sembra quasi che il drongo nero molto più piccolo del gufo stia cercando un passaggio, ma non è proprio così, è rarissimo vedere una scena del genere. E il fortunato fotografo Mayur Shinde, di origine indiana, ha visto tutto ciò nel suo paese natale. Mentre osservava un gufo intento a scendere a terra per recuperare del cibo, il drongo ha deciso non di farsi dare un passaggio, ma di attaccarlo. Questi uccellacci sono famosi per essere degli approfittatori attaccabrighe. Predano qualunque altro volatile entri nel loro territorio, ma non lo fanno in modo diretto. Si nascondono e attendono il momento di debolezza. In questo caso il gufo era scoperto del tutto durante la discesa, quindi ha subito un attacco alle spalle. Non so come sia finita, ma non tiferò mai per i dronghi. Rubano pure il cibo ai suricati. Bottiglie d'acqua. Sicuramente non è una domanda che vi ponete spesso, ma oggi risponderò lo stesso. Come si fanno le bottiglie di plastica? Tipo quelle da 1 litro. Vedete questa foto? Ecco, questa è una bottiglia da 1 litro. Forse non mi credete perché entra nel palmo di una mano, ma è proprio questo l'inizio di tutto. Dopodiché viene lavorato con riscaldamento e altri processi che non conosco bene, diventando il bottiglione che conosciamo. Pazzesco, a volte sono proprio le cose più semplici a sorprendere. Il pozzo. In Texas abbiamo un posto quasi magico dall'esterno da vedere. Diventa bollente in estate, quindi se cercate una vacanza rinfrescante è il posto sbagliato. È il pozzo di Giacobbe e si trova a Daviess County. Molti sono i temerari che ci vanno e si tuffano ogni anno per provare un brivido diverso dagli altri. È tra le zone infatti più pericolose da cui fare tuffi. Questo perché nasconde una caverna marina sotterranea da cui non si trova una via d'uscita. Esplorarla richiede un buon respiro e una buona attrezzatura. Alcuni ci hanno provato e non sono più tornati indietro. Ai turisti si consiglia sempre di farsi il bagno in superficie e non andare oltre in quel pozzo, ma in pochi seguono il consiglio. C'è chi arriva ad un certo punto e torna su, c'è chi invece cerca oltre senza ritornare mai più. La bellezza a volte nasconde anche tragedia. La Codosera. Andare sempre nei soliti posti per le vacanze non è il massimo. Vi consiglio un paese spagnolo noto per un record stranissimo, la Codosera. Qui possiamo trovare il ponte internazionale più piccolo del mondo. Ci vogliono a malapena 5 passi per andare da un paese all'altro, cioè dalla Spagna al Portogallo. Si chiama El Marco e misura 3,20 m di lunghezza con una larghezza di 1,5 m. San Alfonso del Mar. Eccovi ora la piscina più grande del mondo. Si trova in un resort privato chiamato San Alfonso del Mar, in Cile. Misura la modica cifra di 1 km di lunghezza, in pratica mezz'ora per arrivare al lato opposto.
ci vogliono circa 250 milioni di litri d'acqua per riempirla. Questa viene presa dall'Oceano Pacifico, che è praticamente attaccato, quindi non capisco come mai fare una piscina davanti a una spiaggia, ma non sono un ingegnere io. Per fare un confronto, in una piscina olimpionica ci vogliono più o meno 2 milioni e mezzo di litri d'acqua. Scarpe. Ci sono vari motivi per comprare delle scarpe, tipo rifarsi il guardaroba, per passione, perché si sono rotte, oppure perché sono state indossate da famose celebrità o atleti. Tipo in un'asta della Nike dove sono state vendute per ben 560.000 dollari le Air Jordan 1, indossate da Michael Jordan nel 1985 quando aveva 25 anni e aveva firmato un contratto proprio con la Nike per cominciare questa serie famosissima di sneaker. Negli ultimi anni il mercato è esploso e giustamente il vecchio proprietario aveva deciso di metterle all'asta per guadagnarci qualcosa. Esperimento. Thomas Pernell, un professore di fisica, nel 1927 all'Università del Queensland in Australia cominciò l'esperimento più lungo del mondo, che ancora oggi è in corso dopo più di 80 anni. Fece sciogliere un pezzo di pece di catrame e la mise dentro un cono di vetro. La pece di catrame è una sostanza ottenuta dal catrame attraverso un procedimento chiamato deacquificazione, cioè la privazione dell'acqua. In condizioni normali sarebbe così dura da dover essere spaccata con un martello, ma voleva dimostrare che anche i solidi senza acqua potevano comportarsi come liquidi. Solo il raffreddamento per iniziare l'esperimento durò 3 anni. Dopo averla messa dentro quel cono, passarono 8 anni prima che uscisse la prima goccia. Per la seconda addirittura altri 9 anni. Sfortunatamente il professore non visse abbastanza per vedere anche la terza goccia. Morì nel 1954. L'esperimento venne dimenticato in un laboratorio polveroso fino al 1975 quando un altro fisico australiano, John Mainstone, decise di recuperarlo per farlo conoscere al mondo. Ad oggi non so bene come siano messi, ma a quanto pare tutto in bella esposizione all'università e credo ci sia pure un sito in cui è possibile osservare l'andamento in streaming. Anche se vi sconsiglio di passare 24 ore al giorno a osservare della pece. Ci sono telefilm più interessanti su Prime Video, credo. Film. Per ogni cosa esiste sempre un inizio. No, tranquilli, non sto parlando di Dark e nemmeno leggendo altre frasi filosofiche da libri dell'Ottocento. Il periodo è lo stesso, ma siamo qua a focalizzarci su questo esatto secondo di filmato. Ecco, adesso anche voi potete dire di aver visto il primo video mai girato al mondo, anzi il primo film, un cortometraggio. La regia, la produzione e tutto ciò che volete per questo unico secondo vanno attribuiti all'uomo considerato il padre del cinema. Il tutto è stato girato nel 1887. Ci fu un altro cortometraggio, sempre dallo stesso regista, ma stavolta di 3 secondi l'anno dopo. Questo si chiama Round Hay Garden Scene. Nonostante i brevissimi secondi, erano considerati entrambi film veri e propri. I primi tempi non c'era un concetto di orario minimo per definire un film o un cortometraggio. Il secondo video è avvolto dal mistero e dalla tragedia. Sembra tutti gli attori presenti siano scomparsi misteriosamente. Nel 2015 è stato realizzato anche un documentario sul primo film mai creato. Se siete interessati, dove si spiegano molte cose. Diamanti. E per ogni cosa esiste anche la più grande o la più piccola. Rimaniamo per ora in cose materiali, niente confronti strani. Comunque sia, parliamo di diamanti. Sapete qual è il più grande della nostra galassia finora conosciuto? Si chiama Lucy. Parliamo di una nana bianca, una stella morta che si trova all'interno della costellazione del Centauro. Al suo interno nasconde il più grande agglomerato cristallino di carbonio dell'intera galassia. Un diamante gigante. Gli scienziati hanno ipotizzato che se si potesse pesare, Lucy sarebbe un diamante di 10 milioni di trilioni di trilioni di carati. Per dare un'idea, si pensi che la stella d'Africa, gioiello tagliato dal più grande diamante mai ritrovato sulla Terra, pesa solo 3100 carati. Il nome è stato dato dalla famosa canzone dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. La cosa ancora più incredibile, però, è che il nostro universo potrebbe essere un universo fatto di diamanti. Moltissimi sarebbero i pianeti scoperti con al loro interno tanti di quei diamanti da riempire una galassia. Cavolo, un giorno dovrei fare una classifica sui misteri dell'universo. Ethmopterus perry. Eccovi ora lo squalo nano, pericoloso o adorabile sta a voi decidere. È la specie più piccola di questi predatori dei mari, rara e poco conosciuta, si aggira tra i 16 e i 18 cm di lunghezza, con il più piccolo che raggiungeva i 15.
e il più grande 21. Si sa davvero poco, ma la cosa più sorprendente è che è bioluminescente. Si trova in una ristretta area del Mare dei Caraibi fra Venezuela e Colombia e vive tra i 250 e i 500 metri di profondità. È così sconosciuta questa specie che non si sa nemmeno se sia in via di estinzione o meno, e non sono stati studiati abbastanza campioni per vederne la discendenza. E anche stavolta avete visto una cosa unica che sicuramente in tanti non sanno. Con questo concludiamo questa classifica piena di cose bizzarre. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.